rivoluzione digitale in Pirelli con il debutto qui al Salone di Ginevra di Cybercar, questo pneumatico che trasmette informazioni direttamente alla vettura. Marco Tronchetti Provera, voi state investendo tantissimo in ricerca e sviluppo. Sì, è il nostro futuro, quindi investiamo sul futuro della Pirelli. Quello che abbiamo raggiunto è una svolta nel mondo dei pneumatici e in generale dell'automobile. Diamo informazioni in tempo reale sulla tenuta della vettura, la temperatura, la pressione, per dare maggior sicurezza al consumatore, maggior reattività dell'elettronica perché la vettura freni prima, perché eviti di andare in acquaplano, insomma un sacco di cose nuove. E grazie a questi investimenti ormai il consumatore ha sempre più attenzione nei confronti dello pneumatico. Beh, il pneumatico è rotondo e nero, è vero, però in realtà è l'unico punto di contatto con il terreno. Avere informazioni dirette dal terreno permette di reagire più rapidamente di fronte a qualunque evenienza. Nel mondo interconnesso, nel mondo dell'autonomous drive, ma anche nel mondo attuale, è fondamentale avere delle informazioni in tempo reale. Per voi un mercato fondamentale, il primo mercato sono gli Stati Uniti. Cosa sta succedendo? Siete preoccupati per la questione dei dazi? Ma io credo che è nell'interesse di tutti vivere in mercati aperti, dove l'equilibrio deve essere garantito da norme internazionali. C'è un organismo come il WTO che va rilanciato, bisogna evidentemente garantire la crescita ovunque, non è certo con le guerre commerciali che si cresce. Ma voi state seguendo quello che sta succedendo, riuscite ad intervenire in prima persona? Prima il dottor Marchionne non si diceva poi così pessimista sulle decisioni di Trump. No, ma mi pare che lo stesso Trump abbia chiarito ieri sera che ci sono cose che vanno in qualche modo corrette, ma che non c'è nessuna intenzione di innescare guerre commerciali.